Stefano Salvi, sei un po' il giocatore di, posso dire, di esperienza del centrocampo, un ruolo chiave in questa squadra. Sì, sicuramente, diciamo, sono uno dei giocatori più grandi, quindi sicuramente potrò dare una mano ai tanti giovani che mi circondano, però come dicevamo già tra di noi siamo un gruppo, quindi a prescindere dall'età c'è qui Giacomelli, c'è qui Bizzotto, c'è Pasini, diverse persone che sicuramente possono aiutare insieme a me i giovani e creare un gruppo importante. Nel centrocampo hai iniziato oggi da centrale, poi ti sei portato nell'interno, è un po' una vostra caratteristica di muovervi, non avete dei ruoli fissi? Sì, diciamo no, il fatto di giocare davanti alla difesa come play è un adattamento, diciamo, che ho avuto con mister Colella per l'esigenza quando l'anno scorso c'era Botta, qualche volta squalificato, allora mi sono trovato a giocare più di qualche partita lì, però sicuramente con lo stesso Bianchi e nei tre ruoli di centrocampo siamo abbastanza duttili, quindi mezzo destro, mezzo sinistro, davanti alla difesa, per il gioco che ci abbiamo e per la rotazione che ci chiede il mister sicuramente non è un problema spostarsi nelle tre posizioni. Ecco, provano molto a vedere questo debutto al Menti contro, che eri in Coppa Italia, quindi avete già assaggiato il Menti, quella giornata famosa, la festa diciamo della curva, ma lì si comincerà a far sul serio. Sì, sicuramente arriviamo in una piazza importante che c'ha fame, che c'ha voglia di riscatto, quindi abbiamo avuto, come dici tu, un assaggio minimo, però anche senza quell'assaggio sapevamo già, spostandoci da Bassano a Vicenza, a cosa andavamo incontro, quindi è sicuramente una vetrina importante per tutti, ma come aumenta la vetrina e il prestigio aumentano pure le responsabilità e le pressioni. Se uno è in grado di sostenere il tutto, giocare in una piazza come Vicenza diventa fantastico. In caso contrario dobbiamo farla diventare fantastica per forza. Ecco, chiaramente non è escluso che arrivino altri giocatori, anzi quasi sicuramente, però. Sì, sicuramente qualche altro tassello per completare la rosa manca, però noi siamo abituati, pure l'anno scorso il mister ci ha dato un po' la mentalità sua, quando c'era qualche infortunio, quando c'era qualche squalificato, a noi non cambiava niente, quindi finché siamo questi lavoriamo così, poi chiunque arriverà saremo sicuramente i primi a farlo integrare il prima possibile e farlo sentire parte integrante del gruppo. Una ultima cosa su questo pubblico, questa gente che è sotto un diluvio, erano oltre i 1000, tu insomma hai giocato anche in piazze importanti, però insomma fa sempre un certo effetto a fine agosto in ritiro vedere tutta questa gente. Sì, sicuramente, come dici te, io sono stato anche a Lecce, però vedere tante persone sotto sto tempo che si spostano a prescindere dai chilometri fa capire quanta fame e quanta voglia c'ha sta piazza di far bene e quanto vive di pallone, quindi sta a noi creare e solo aumentare questo entusiasmo, senza programmi, senza niente, però siamo un gruppo sano, questo è l'unica cosa che mi sento di garantire, un gruppo sano che ha voglia di sfruttare questa occasione. Perfetto, grazie.